Ragazzi, il primo test della nuova Classic 350, nonostante il tempo più per londinese, il nostro amico è uscito in prova e ci potrà dire le prime impressioni. Vai, allora, Vittorio. È una moto diversa da quelle che sono abituato a guidare, sicuramente è molto onesta, molto ben sostenuta, divertente, poetica nel suo genere, diciamo dei freni assolutamente adeguati, un cambio preciso come Royal ormai è abituato a guidare, una corsa dell'acceleratore avrei preferito leggermente meno lunga, però il monocilindrico è il suo perché, cioè è molto molto poetico, come dicevo. Ci ho appoggiato una quarta, piove fuori, quindi non sono stato proprio in grado di provarla in piega in altre situazioni, però mi sembra molto ben sostenuta, non ha le sospensioni ridicole che siamo abituati a pensare quando pensiamo a moto di questo genere. Esteticamente è bellissima, secondo me. Domanda e poi Bruciapelo. Attenzione ai particolari, perché queste rifiniture sono fatte a mano, questa è una verniciatura del serbatoio, questa linea dorata è fatta a mano, sotto il dito sento lo spessore della verniciatura a mano. Questi sono degli accessori, ma sono secondo me molto ben indovinati per le manopole bottigella della moto e per il complesso generale della moto. Domanda bruciapelo, la compresti? La comprerei, sì, la comprerei, probabilmente mi divertirei a farne una bobberina, però so che è in arrivo. Bravo. La cosa incredibile è che il nostro amico ha una moto di tutt'altro genere, perché ha una Cruze V85, quindi una cruiser di grandi dimensioni, comodissima, quindi ha cambiato totalmente genere. E questa è una cosa interessante, perché queste Royal, con un costo tutto sommato molto accessibile, permettono di spaziare in più mondi divertendosi senza stress. Qualità assoluta del cambio, secondo me, che non sospettavo un cambio così preciso su una moto del genere.